Allora, l'albero dei sussurri sta qui sopra. Andiamo a vedere per l'appunto se Lorath ha chiesto, dopo aver eliminato Elias all'albero dei sussurri, dove sta la signora. Però ne va della sua vita. Capiamo, capiamo. Andiamo a controllare. C'è stata tutta la banda, però. Lilith è stata a due passi avanti fin troppo a lungo. L'albero sapeva dove trovarla e gliel'ho chiesto. La risposta è valsa il prezzo. Sicuro? Valsa il prezzo? Devi la tua testa all'albero. Il giorno in cui morirai, finirai appeso lassù con gli altri. Perché? Pensi che mi servisse il tuo permesso? È fatta. Lascia perdere. Mentre noi restiamo qui nel fango, Lilith va ad assorbire il potere di Mefisto. Ha trovato un portale per gli inferi e vi si avvicina con la chiave. Dov'è il portale, fratello? Sotto Caldeum. Di certo avranno opposto resistenza. Affatto. Gli stolti l'hanno accolta. Tocca a noi fermarla e imprigionarla nella pietra dell'anima. Non conta nient'altro. E se Lilith ha già attraversato il portale? Siamo fottuti. La seguiremo negli inferi. Okay. Farò tutto ciò che è in mio potere per arrivarci. Noi quattro da soli? Questa è follia. Non follia, figliola. Dovere. Ci vedremo a Tarsarak per prepararci. Pregate che non sia troppo tardi. ridete a capoccione. Voi intanto state appese là. Poi lascia fare, che ognuno c'ha il suo. È ben strano sapere dove si finisce dopo la morte. Un maledetto mistero in meno da risolvere, almeno. Avrò scelto bene? Ho fatto quello che dovevo. Avevamo ottenuto le risposte che volevamo. Lilith era pronta ad assaltare i cancelli degli inferi. Astaroth e il patto, Ratma e la chiave, tutto portava a questo. Ma non sapevamo che mentre eravamo persi nella palude, Inarius e la cattedrale stavano lanciando una campagna per colpire Lilith. Il mondo sarebbe diventato una landa desolata. E i vincitori non avrebbero avuto pietà per i superstiti. La nostra sola speranza era raggiungere Lilith prima di Inarius, ma non potevamo prevedere ciò che sarebbe accaduto. Si preannuncia dell'interesse. Allora. Atto 5, segreti scambiati. Fatemi vedere un po' che se può togliere eventualmente qua. Sto capoccione ci dà appena tempo di recupero ridotto, forza e intelligenza, vita per uccisione, senza fulmine. No. Non so bene. Sì. Questi poi vabbè, li possiamo anche defenestrare un po' di questi. Ci possono tenere solo un paio di cose. Vabbè, comunque noi da qua dobbiamo. Forziere. Dobbiamo andare qui in fondo. Quindi nel mentre Damose andiamo ad incontrare gli altri. Poi vediamo. Tanto comunque nel caso ci possiamo anche trasferire per vendere cose. Grazie Bodivilla. Grazie per i 41. Gracias. Allora, vediamo. Beh, comunque già qua qualcosa la possiamo vedere. Il tuo silenzio, no, quel gatto mi mancherà. Qualcosa la possiamo comunque vendere. Conviene sempre comprare pezzi in più.
Questa valuto. Questa dovremmo toglierci quella pietra, però non so se qua ci sta il... Oddio, sì, ci sta qua di fronte. Non so se è pure quello che... Dove si nascondono i tuoi amici coccolatelli? Lei ce li scastona le cose, eh? No, eh? Lilith premierà i meritevoli. Vabbè, sì, quelli come te. Sento una marea di due cose tra parentesi. Si può anche vendere. Al fabbro invece li facciamo. No. Aspetta, fabbro, c'è un problema. Ricicla direttamente all'inventario. Ah, giustamente. Ecco fatto. Voglio che la strada ovest sia presidiata. Sentinelle sulle mura. Qua, no? I peccatori accorreranno in massa. Nessuno. Sì. Lorat e Donan sono andati a Caldeum. I cavalieri marciano sulla città. Hanno pensato di seguirli. Ma io ho preferito attenderti. Posso farti una domanda? È una cosa personale. Certo che puoi. Pensi mai che tutto ciò che fai è inutile? Più di quanto vorrei ammettere. Mi chiamano eroe, ma sotto sotto sono la stessa persona di sempre. Potente, certo, ma anche fallace. Mi impegno, ma non basta. Non è bastato per Yorin, né per tua madre. Va un po' meglio? È possibile. Con un buon alleato. Oh. Grazie. In tutta onestà, mi aiuta sapere che non sono sola. Dovremmo andare. Troverò gli altri a Caldeum. Allora, noi qua ci dobbiamo andare col cavallino perché a... Questa è la parte di mappa che non abbiamo ancora esplorato. Quindi si va... a cavalluccio. Ah, bella zona desertica. La mamma amava quel medaglione più di ogni altra cosa. Deve essere qui. Questo è quello che ha saccheggiato. Eccolo qua. Aspetta, andiamo in giro qua. Non me lo devi via. Eh no, non può scappare se ho tirato il serpentone. Non posso ancora farlo. E vado a cazzo. Merda. Non posso ancora farlo. Lo so, ma che cazzo lo fa. Oddio, ho piato il cammello. Ma da dove arrivano? Sto bastardo. Ho bisogno di te. Oh, vi togliete dal cazzo voi. Ma non si cura? Ma sto rincoglionito di... Ma vaffanculo, va. Non andava. Ho cliccato 600 volte per curarlo, ma non... Il tipo di persona di quei cavalieri avrebbero... Non ha voluto funzionare qualcosa. Ma perché non si cura, scusate? Ma mi fanno qualcosa che mi blocca la cura? No, io ce devo riprovare perché devo capire perché sto stronzo non si cura.
Scusa, ma a che livello stiamo qua per dire? Mi perdoni? Scusa, è sempre questo dovrebbe essere. Va un po' eccessivo. Non si è curato. Prima non ho capito che cazzo è successo, ma non mi si curava. Vabbè. Allora, l'integrità dell'attrezzatura la andiamo a riparare. Che poi integrità, se noi li ammazziamo l'integrità torna al 100. No, questo è infatti 80. Scusa, perché quello era più... Vabbè. Facciamo una cosa. L'integrità dov'è che la recuperavamo? Al fabbro? Non mi ricordo minimamente. L'integrità dell'equipaggiamento. Ah, tutti gli oggetti. No. Da potenziare. Allora, qualcosa poi la potenzio. Direttamente nell'inventario in uso. Ripara, ok. 10.000 va bene. Tutto quello in uso. Mai visto niente di meglio. E già che ci siamo, mi faccio livellare. Cos'è che avevamo messo di nuovo? Non riesco ad arrivarci. Allora, questo qua credo che sia ancora a primo livello, quindi... Questi un paio di qualità livelli li faccio sempre. La forgia cose. È sempre cazzo. Calda. Tanto ci chiede sempre poca roba per il momento di materiale, almeno i primi livelli. I primi due in realtà di tutto. Master gonnellino. I pezzi così pregiati sono rari. Ok. Va bene. Ritorniamo a dove stavamo e proseguiamo. Abbiamo un po' gigioneggiato, ma c'era da recuperare il tipo. Che poi che... Perché qua? Vabbè, è uguale, però. Ma dove cazzo mi ha ritrasportato? Scusa, non mi doveva teletrasportare al... all'ultimo teletrasporto usato? Cioè, dove ho aperto il teletrasporto per arrivare lì, non me lo doveva rimettere là. Dove cazzo mi ha ributtato? Vabbè. Non posso farlo qui. Va bene. Tu non puoi fare mai un cazzo niente, però, Alfio. Questo è uno di loro. Cazzo. Gli adoratori di demoni. Vado a spingere. Ah, che figata. Non sapevo che fosse. Ma l'ho visto là sotto. Arrivialo, va. Saluto se qualcuno. Quanti cultisti hanno ucciso? Quanti innocenti? Vabbè, siamo arrivati. Sangue che piove dal cielo. Bene, bene. Nessun sortilegio mortale ha questo potere.
Se muori adesso, resterai bloccato sull'albero con Elias per l'eternità. E questo non lo vuole nessuno. Stavo bene anche da solo. No, ho sbagliato tantissimo. Fa tutto da solo? E vaffanculo. Gli volevo chiedere che cos'è sta pioggia. Niente, non possiamo più parlare, vabbè. Fanculo. A parte che lui avrà detto una battuta perché cliccato al partito. Messi in mostra con orgoglio. Con fierezza. La luce non c'entra niente in tutto questo. Per questo li mettono in mostra. Devono servire da esempio. Gli volevo chiedere della pioggia, ma non... letto dopo. E come cazzo entriamo qua? Inarius. Lui è qui, in città. Maledizione. È comunque la nostra migliore opzione come alleato. Ok, però qua stiamo impastati, mi sembra. Questa pioggia di sangue è il segno che stavamo aspettando. Eliminare i deboli. Hanno nominato il signore dell'odio. Mefisto. Cosa? Non può essere. Il culto era di Elias. Ed Elias era di Lilith. L'ora della profezia è giunta, cavaliere. Lilith fugge oltre i cancelli degli inferi. L'ucciderò in quella fogna che la chiama casa e aprirò la strada per il paradiso. Tutto come predetto. Una lancia di luce che penetrò il cuore dell'odio. Chi muore in battaglia oggi andrà in paradiso. Radunate le truppe al palazzo. Marceremo sugli inferi. E poi? Qual è il piano? No, non lo so onestamente a che punto siamo. Sempre appresso alle battaglie di chi vi è superiore. Ma gli angeli non hanno bisogno di voi. La pietra, Donnan. Neanche noi abbiamo bisogno degli angeli. Te l'ha inculata? Insolenti. Vantate un mero frammento di ciò che era un tempo. La pietra del mondo, svilita nelle mani degli sciocchi. Lilith morirà per mano mia. La profezia l'ho predetto. E però pure tu, Donald, ha preso un po' più salda, dai. E che... Il piano resta lo stesso. Non cambia nulla. Mazzi e topo. È grande quanta capoccia nostra, di più anche. O hanno sbagliato le proporzioni, allora è un gran topolone. Penso che fosse un gran topolone. Come puoi ritenerlo ininfluente? Il nostro unico potenziale alleato è fuggito con la nostra unica arma. Che faremo adesso? Fermeremo lì a ogni costo. Inarius è accecato dall'orgoglio. È inaffidabile. Pietra o no? Qualcuno c'è che potrebbe avere una possibilità contro Lilith. Io? Hai sconfitto Astaroth e Andariel.
Se non riuscissimo a trovare quella pietra, potresti essere tu la nostra arma migliore. Beh, che noi siamo in concorrenza a questo punto con questi, però una botta a destra, una botta a sinistra, perché questo è tosto? E nello specifico, oh. Donan, sei tornato da noi. E non da solo. Sia benedetta la luce. Il padre ci salverà. Insieme. Ha preso la nostra pietra dell'anima. Suo è il volere della luce. Ci credi ancora? Come puoi dubitare di noi? Dopo tutto quello che abbiamo fatto per te e Yorin. Almeno lui non ha dovuto vederti in questo stato. State indietro, fratelli. Calma. Il peccato porta conseguenze. Io confido nel giusto operato del padre. Noi vogliamo fermare Lilith. Come voi. Da non credere. Inarius ci attende alla bocca degli inferi. Fai sapere a prova che ha finito di preparare. Ah, ok. Vabbè, sì. Non gliene frega un cazzo. Inutile. Sarà il padre a occuparsi di Lilith. Ma al tuo esercito, alla tua gente, serve aiuto. Cosa? Come a noi, insieme faremo più in fretta. Lorat, la voce della ragione. Un piacere raro. Molto bene, potete accompagnarci ai cancelli. Udite, cavalieri! Il giorno della profezia è arrivato! Il padre ucciderà Lilith negli inferi e accoglierà i fedeli in paradiso! Anche meno. Dobbiamo scortare per forza. Possiamo farli morire. Andiamo noi. Buonanotte, dai. Ma che devi fare? Che sei grosso. Ah, bello, vado prima io. Che è? E vivo le scarpe. Volevi tu. Che scatto felino verso la moneta. Sì, vabbè, però fate subito, se no qua famo un otto, veramente. Hai sentito? La terra ha tremato. Ci pensiamo noi. Infatti si stanno belli tranquilli. Thank you.
Aspetta un attimo, fammi organizzare. Se tagliano la corda avrebbero risolto, però arriviamo così. Aia. Sta cazzo di ultime che non dovrebbe bloccarlo. Ecco. È un po' fallocca. Scusate. Allora, segniamo un po' di cose che possiamo defenestrare. Questo è bastone. No. Questo destrezza, volontà, 2 gradi palla di fuoco, catena di fumo, destrezza per il momento asciugare. Dai, giovani. Ma questi pure stanno a fare agitate classe qua. Deve essere qualcosa nel sottosuolo. Se ci muoviamo, però magari. Reverenda madre, le porte sono sbarrate di fronte a noi. Teniamo la posizione. Lorat. Vado sopra. Dobbiamo parlare. Non possiamo fidarci di lei. Sì, ma ha un esercito e abbiamo un obiettivo comune. Per ora. Sopra la porta sembra un argano. Me ne occupo io. Hai visto? Un'altra scossa. Fuggite!
Ecco, ora rimaniamo fregati noi, quindi. La catena è allentata. Si sarà spezzata. Devo trovare un'altra strada per il pezzo. Questi li ammacchiamo anche perché sono stati tutti doppi per livellare, cosa buona e giusta. Non so quanti. Si livella più velocemente. Meglio così. Approfittiamone. E passo di qua. Questo ci indica. No, volevo controllare il cadavere. Infatti nasce a volare contro me. Signore. Andiamo giusti? Penso di sì. Tutti i tuoi colpi infliggono danni critici, dai. Tutti i sortilegi infestano questi cadaveri. Essere vicino. Abbiamo i critici, no? Ogni colpo ci sono. Allora, tra l'altro per i punti abilità ne abbiamo due, c'era quello... del mana li avevamo messi tutti. Va su. Anche se in realtà era veramente di poco poco, però non mi ricordo dove stava. Questo era, no? Devastazione. Tuo mana massimo, sì, era questo. Di danni aggiunti quando vengono lanciati andranno nei 50 di mana. Vale, ma ce l'abbiamo sempre poco. Non mi piace. Quell'aria è pesante. Anche i nemici sono molto pesanti. Posso ancora farlo. Ho bisogno di tempo per prepararmi. Ok. Cos'era? Non posso ancora farlo. Tu cosa sei? Così aggressivo. Duriel, signore del dolore. Pensate, porca troia. Non posso ancora fare. Oddio, me lo vado. Questo fa il culo. Spacca fortemente il culo. Ah, ma aveva ingoiato, bene. Ho bisogno di tempo per prepararmi. Mamma mia.
sto cercando però. Ho bisogno di tempo per prepararmi. No, cazzo. Mi do le fiaschettone? No, questo mi rompe il culo. Anche il primo step della battaglia, cioè, no, sì. Ho bisogno di tempo per prepararmi. Non ho voluto troppo. Non credo di farlo, perché mi danno come fa. Riesco anche a sfuggire. Ho bisogno di tempo per prepararmi. Ma un danno della Madonna. Non posso ancora farlo. Ho bisogno di tempo per prepararmi. Non posso ancora farlo. Tempo per prepararmi. Madonna che Dio. Ora ti ho parlato di maligni minori oltre ad Andariel. Che quella cosa fosse uno di loro. Lo so, ma era Madrin tosta, ce l'abbiamo fatta molto. Al palazzo, se ce l'hanno fatta. Ok. Allora. Questo ci sta. Questo vediamo se poi troviamo altro da metterci insieme. Mana massimo, molto bene. Resistenza venere, cure ricevute. È la vita per uccisione che a noi ci serve in realtà. Quindi questa è buona, ma vita per uccisione ci manca. E ci serve naturalmente, soprattutto quando siamo nei grupponi. Comunque questo qua ci ha abbastanza spaccato il culo. Siamo arrivati veramente a pelo. Senza fiaschettone. Grazie al cielo sei qui. Li ho convinti a non partire senza di te. Avresti dovuto andarci piano, comprava. Lo so. Ma tu non avresti dovuto gettare via la pietra. Abbiamo una traccia. Mefisto si è rifugiato nella cattedrale dell'odio. Oltre il mare di fuoco e il dominio di Astaroth. Scommetto che è per questo che Lilith l'ha liberato a Skosglen. È lì che la troveremo. E poi? Non abbiamo la pietra. Basta, Donan. Quindi sta a me fermarla.
giusto? Allora, raggiungiamo i castelli degli inferi. Ah. Che sono, vabbè, nei paraggi. Mi assilli continuamente per ogni cosa. Puoi lasciarmi un po' in pace? Non è questione di assillarti, eh? Basta! Siete entrambi così intelligenti di solito. È di solito, che te frega. Non oggi. Sì, la pietra non c'è più. Invece di battibeccare, facciamo qualcosa a riguardo. Se ce l'hai in Arius, riprendiamocela. È l'unico modo per garantire la sconfitta di Lilith. No, non di Lilith. Vi sbagliate tutti. La pietra dovrebbe essere tenuta per Mefisto, il suo creatore e il primo maligno. Conosci i suoi poteri di manipolazione. Il suo odio ci ha già avvelenati. Anche Lilith lo teme. Perché tu no? Hai finito? Ora sì. Pensate a quanto ho detto, intesi? Ah, aspetta. Percepisco la tua paura, padre. Dunque, cosa hai visto? Sia che usiamo te o la pietra, dobbiamo fermarla. La seguiremo fin nell'odio stesso. Avvelenerà ancora i nostri cuori, mettendoci gli uni contro gli altri. Non dimentichiamo perché ci troviamo qui, insieme. Allora, raggiungi negli inferi fiammeggianti. Allora, direi di entrare negli inferi fiammeggianti. Dove magari ci salva anche. Porte di Sanctuarium, livello 45 e più in questo caso. E noi siamo a livello 41, quindi siamo un po' sottolivellati in questo caso. Ma signori, la parte degli inferi direi che ce la facciamo alla prossima. Direi che ce la facciamo alla prossima. Stasera abbiamo fatto un bel po' di cosette. Siamo andati abbastanza avanti. Quindi gli inferi li dedichiamo la prossima live ozza, dai.